non so adesso, non so come rispondere sul fatto tecnico se il sindaco abbia un conflitto di interessi, perché non è il sindaco che fa i corsi, non è il sindaco, sono è il consorzio di tutela, sono altri enti. L'ispettorato agrario. È l'ispettorato agrario che li fa. In complicità con le UPS. Esatto, quindi non c'è un conflitto di interessi, ma dato che ho questo momento, la parola voglio, lei accennava che l'agricoltura biologica, cioè, ci sono le fonti di informazione e così via, ma non è proprio così, cioè non è proprio così facile, sicuramente è una scelta etica, ma tutte le cose che facciamo è una scelta etica, ma si può fare in un modo o in un altro. Si può pensare che l'agricoltura biologica, finché si pensa che è una scelta etica, resterà purtroppo una cosa di pochi. Dobbiamo pensare anche, come diceva il signore prima, che è una scelta anche moderna, è una scelta che valorizza il territorio, quindi si può vendere anche di più, cioè bisogna che passino anche degli altri concetti, può anche risparmiare soldi nella... Il signore diceva che ed è verissimo, gli interessi di quelli che vendono i pesticidi sono che costano tantissimo e producono pochissimo. Cioè bisogna che c'è una questione di ignoranza da superare anche, e non è che uno si apre internet come si fa l'agricoltura biologica, cioè l'educazione è una cosa anche importante, anche quella, insomma, sicuramente, secondo me, da, adesso non lo so, è tantissimo tempo che state lavorando loro, che stanno lavorando per diffondere queste informazioni, ma è da queste esperienze qua che nasce il dubbio dentro qualcuno, ma qualcuno mi ha detto che si può fare lo stesso, proviamo. Qualcuno nasce da queste robe qua. Piccolo conflitto di interesse, se vuole glielo trovo. Noi abbiamo visto che hanno votato un regolamento di polizia rurale e chiaramente ci sono sindaci, vice sindaci che sono coltivatori diretti e hanno vigneti grossi. A Vidone, ma anche vice sindaco, uno dei più grossi produttori della zona. Assessori. Allora, dal punto di vista morale, votare un regolamento che tutela o danneggia i miei interessi, insomma, è un po' discutibile. Infatti noi abbiamo intenzione anche di denunciare questo fatto, perché secondo me non è corretta come scelta. Ci sono degli interessi talmente alti che hanno portato a fare un regolamento che è praticamente inutile. Un'altra cosa che volevo dire, fosse anche che tutti passano al biologico e tutti vogliono fare i vigneti biologici, io credo che come WWF non siamo d'accordo. La biodiversità deve essere tutelata, cioè noi abbiamo distrutto il territorio da Valdobbiadene a Conegliano, è un unico grande vigneto, fosse anche biologico, dal punto di vista naturale è uno proprio, cioè deve esserci anche altro, però uno dice io ho 2 ettari di mais, faccio la fame, sì, mi pare sia attorno ai 3.000 euro all'anno per 2 ettari, se uno invece ha 2 ettari di OCG sono 135 più 135, 270 quintali, per 1,20 circa che dà la cantina sono soldi, tasse, non entro nel dettaglio perché sennò ci si infuria, ecco. Allora io direi non pagare tasse, però un bilanciamento, io sono sfigato più di terra col prato, però un po' del tuo guadagno mi arriva in tasca, non ho interesse a cambiare, il prato è sano, non butto il pesticida sul prato, ho un pezzettino di bosco, non lo cambio, ho un'altra coltivazione, non la cambio, ma ci deve essere una biodiversità. Questo è mancato completamente dal punto di vista, non so, dei vertici, dico la codire, degli assessori, chi insomma doveva fare, non ha fatto nessun tipo di programmazione, hanno lasciato carta bianca, sta scomparendo tutto. Se voi venite a Valdobbiadene, andate verso il ponte di Fener, le ultime strisce di verde che c'erano, gli ultimi prati, contaminati ovviamente perché erano vicini ai vigneti, sono diventati vigneti, non c'è più niente. E questa è la morte, secondo me, dell'agricoltura. Dopo che sia biologica, è importante, ma fin là, cioè deve essere una cultura di diversità. Grazie. Se non... ecco qua la signora. Volevo solo fare una precisazione. Io quest'anno, che ho sempre visto le api, quest'anno non ho più visto un'ape. E sono circondata dai vigneti e purtroppo questo mi ha fatto molto male. Tra l'altro ho osservato gli alberi da frutto, non sono stati impollinati, per cui non c'era frutta. Per me anche questa cosa è da far presente. Non so se chi l'abbia osservata. No, sulle colline. Poi un'altra cosa, ho assistito a una conferenza
due fa, che parlava appunto sul biologico, e c'era un coltivatore più verso il Piave, non ricordo il nome, comunque ci sono adesso delle innovazioni anche dal punto di vista biologico, che parlava dei microorganismi. Questo signore, non so quanti ettari di vigneto abbia, proprio lui ha parlato dicendo che, io non me ne intendo su queste cose più di tanto, però che aveva abbassato non so di quanto la percentuale di rame, inserendo questi microorganismi, ha fatto una coltivazione straordinaria, molto più che con coltivazioni classiche. Fanno parte delle alternative, no? Ai pesticidi. Sì, il discorso dei microrganismi, ma c'è anche quello del perossido di idrogeno, ce n'è altri sistemi che stanno tentando diciamo di portare avanti. Il nostro obiettivo però è, diciamo, come portano avanti come proposte alternative all'utilizzo dei pesticidi tossici e nocivi. Il nostro problema però è profondamente politico, nel senso che vogliamo che la gestione di questa trasformazione dal tossico al sostenibile sia un discorso organizzato generale, cioè che sia fatto a livello politico, perché sono i politici che fanno le regole, che fanno i regolamenti, che fanno le leggi. Il sindaco di Malosco nel Trentino ha fatto il regolamento di polizia rurale e ha vietato nel suo comune l'utilizzo dei pesticidi tossici nocivi. Come ho detto prima, Coldiretti ha fatto opposizione, è il massimo della contraddizione, no? Che un'associazione che tutela gli agricoltori si opponga a una scelta di salute, di tutela di salute e di biodiversità, una cosa vergognosa. Il TAR ha dato ragione al sindaco, secondo il principio, per il principio di precauzione, cioè non si può immettere nell'ambiente delle sostanze che non siano dimostrate innocue. A questo punto, siccome i pesticidi tossico-nocivi hanno tanto di scheda di rischio che dice sono cancerogeni, sono interferenti endocrini, sono soprattutto toccano le acque e soprattutto la qualità, l'ambiente acquatico, eccetera, a questo punto qui il principio di precauzione dice questi non devono essere, è il principio europeo già dal 2000 e già è stato adottato anche dall'Italia, attenzione, attraverso direttive varie, ecco, e invece vengono buttati via perché devono ammortizzare i costi di ricerca. Per esempio, non so, il Mancozeb può venire buttato via fino al 2015, per esempio, secondo una scadenza programmata. Quindi noi diciamo, il Mancozeb è il secondo pesticida venduto nella provincia di Treviso, ma anche nel Friuli Venezia Giulia. Io adesso ho questi due dati, secondo le liste disaggregate, dopo lo zolfo. Quindi prima c'è lo zolfo e poi c'è il Mancozeb, poi in terza posizione c'è il Folpe e poi ci sono via via tutti gli altri pesticidi. Quindi è un problema diciamo importante questo qua della contraddizione che c'è fra tossicità e divieto. Noi vogliamo programmare l'agricoltura biologica su larga scala, lo vedete il poster e lo striscione che abbiamo messo qui davanti, che abbiamo esposto a Cison per 15 giorni, va bene, con grandi consensi, perché vogliamo fare una transizione, come si può dire, organica, politica, perché c'è un regolamento europeo che ci permette di fare questo e c'è un mercato fortemente ricettivo per questa transizione. Quindi pensiamoci bene, anche perché, ripeto, i costi esterni di questo processo aperto di agricoltura industriale sono enormemente più grossi dei guadagni che la stessa agricoltura del prosecco, per esempio, dà. Vi do qualche dato, va bene? Su quei 10.500-8.000 malati di cancro che abbiamo noi nella UCI7, secondo i dati, vedete che ci sono anche nel libretto che avete, va bene? Ci sono costi medi che vanno da 15.000 a 200.000 euro di trattamento per ogni malato.
per ogni malato, perché sono costi costosissimi. Tra l'altro adesso fanno terapie sempre meno invasive, per cui sempre più costose, e lo fanno apposta le case farmaceutiche in questo senso, va bene? Moltiplicate 10.500 per un costo medio, facciamo di 50.000 lire, 50.000 euro per terapia, e vengono fuori 600 milioni di euro. Il ricavo totale del Prosecco è intorno ai 450 milioni in giro d'affari. Sarà di 1 miliardo più avanti, quando ci saranno chissà quali aumenti di superficie, eccetera. Tanto è vero che sull'aumento di superficie, poi chiudo questo intervento, dico, e questo solo per i costi oncologici, poi ci sono tutti mancanza del posto di lavoro, sofferenze e tutta un'altra serie di costi esterni che devono venire sommati per causa di questi 10.000. E questi sono solo, poi ci sono gli ammalati della tiroide, per esempio, codice 056, che non siamo, abbiamo avuto il piacere di avere dalla UIL, perché ci nascondono i dati. Avete letto nel libretto che per ogni dato che abbiamo avuto anno dietro anno abbiamo dovuto ricorrere al difensore civico regionale, perché siamo in questa situazione. Le mani armate sanitarie nascondono i dati, perché chiaramente le istituzioni devono fare bella figura, non possono parlare di 2 miliardi e mezzo di debito che ha la sanità del Veneto, per esempio, come dice Sole 24 Ore, non lo dice mai nessuno questo, che è la quarta regione per indebitamento in Italia dal punto di vista sanitario. Ecco, quindi questo è un po' il discorso che facciamo. Cioè, vogliamo fare un discorso di transizione, come si può dire, ufficiale, generalizzata, perché c'è bisogno di coerenza. Non si può fare il biologico qui tutto intorno al convenzionale, un altro biologico qui tutto intorno al convenzionale. Trentino ce l'ha insegnato, ce l'ha detto il signore lì, 9.000 ettari, 6.000 viticoltori, su input dell'assessore all'agricoltura di allora, che ha praticamente come si può dire, stimolato le quattro cantine cooperative del Trentino a fare la transizione alla eliminazione dei pesticidi tossici e nocivi. Non hanno il patentino, eppure sono 6.000, 9.000 ettari, che è una volta e mezza tutta la dose del Prosecco. Questo qua è il discorso. Mi scusi, tutto quello che dice è giustissimo, ma il Trentino è partito anche dal basso. Non è partito solo dall'alto. La confusione sessuale dei 9.000 ettari sono partiti nel 98, ci hanno messo 10 anni, ma partendo anche dal basso, cioè aggregando. Ma io ho voluto dare un messaggio politico, se vogliamo. Non è col partire dall'alto, certo, c'è più maturità da quel punto di vista. Però bisogna partire anche dal basso. Ma lei sa che il nostro Gianluigi Salvatore è provocatore e l'ha provocato. Allora, grazie, direi di concludere vista l'ora, e dandovi un'informazione su Mareno, perché presumo che tanti di voi siano di Mareno. L'amministrazione di Mareno non ha partecipato a questa iniziativa che soprattutto l'UWF ha, diciamo, ha sostenuto, che è quella del regolamento di polizia rurale. Tutti i comuni, maggior parte dei comuni delle colline conegliaresi l'hanno sottoscritto, Mareno no. Siccome i pesticidi fanno male in collina, fanno male anche qua, anche se non abbiamo un territorio completamente di vinicolo, io direi che è bene che tutti ci attiviamo per informarci, capo primo e capo secondo, magari andare da chi di dovere nella nostra amministrazione e sensibilizzare, perché si parta almeno, perché il regolamento non sarà risolutorio, però è una base per partire, giusto? Ecco, per quanto ci riguarda, quel documento che abbiamo distribuito, quei quattro punti che attualmente la Francia Corta sta proponendo, ma penso anche la Valpolicella andrà in quella direzione, e anche Friuli Venezia Giulia, con il suo rappresentante, che quei quattro punti lì devono essere una guida per tutti, perché se Marosco è andato in quella linea e il TAR appoggia per i principi europei, questa io penso debba essere la linea di trasformazione per tutti, e noi come WWF faremo di tutto qui nella zona per aggregare su quella indicazione lì, indipendentemente dal discorso di regolamento di polizia rurale, ovvero
perché quei quattro punti vengano inseriti dentro il regolamento di polizia rurale, ma anche quello regionale, perché anche quello dovrà essere modificato, perché la politica è ballerina, oggi c'è uno, domani c'è l'altro, spero almeno. Speriamo proprio. Bene, grazie a tutti, buonasera.